Amici amanti dei film che rubano dagli anime, benvenuti su Top Off. Ogni volta che sentite la parola anime vi verranno in mente i cartoni animati giapponesi per bambini, come Pokémon, come Yu-Gi-Oh!, ma vi state sbagliando di grosso. Gli anime sono delle vere e proprie storie raccontate semplicemente sotto forma di cartone. E i film di Hollywood, che ci crediate o no, hanno deciso proprio di prendere a piene mani da questo incredibile mondo e oggi vi faccio vedere 5 film che hanno letteralmente rubato ispirazioni da alcune incredibili e famosissimi anime giapponese. E il primo film che vi voglio raccontare è The Matrix del 1999, famosissimo questo mondo digitale, famosissima la serie, naturalmente amata e osannata dal pubblico, che si ricorda molto bene soprattutto quella pioggia di numeri del mondo digitale. Ma l'idea non è innovativa, anzi è stata usata 4 anni prima nel famosissimo anime Ghost in the Shell. Ma le somiglianze non sono finite qui, perché anche in Ghost in the Shell, come in Matrix, la connessione alla realtà digitale avveniva tramite alcuni connettori sul collo. E naturalmente, amici, se siete stati attenti al film Pacific Rim del 2013, vi sarete sicuramente accorti che è un omaggio a un grandissimo cartone del 1963, dal nome incredibile e popolarissimo Gigantor. Questo cartone degli anni 60, amici, era veramente seguitissimo, non solo nella terra del Sol Levante, ma anche in terra americana, dove ogni giorno centinaia, migliaia di persone guardavano questi robottoni combattere tra loro. E come sicuramente avrete notato, tutto il mondo e anche i robottoni sono ispirati a quel lontanissimo mondo. E ora facciamo un salto nel mondo di Avatar, che per molti di voi sarà unico, incredibile e assolutamente incopiabile, ma non è così, perché Avatar prende ispirazione proprio da un anime molto famoso dello studio Ghibli di quasi 12 anni prima, dal nome Princess Mononoke. Anche in questo caso si racconta la storia dell'uomo che vuole usurpare la terra, ma poi alla fine la natura si ribella con tutta la sua incredibile furia. E anche in questa classifica troviamo Superman, l'uomo d'acciaio, film del 2013. Anche lui, anche il nostro supereroe preferito, ha rubacchiato parecchio dal mondo degli anime giapponesi, in particolare da Birdie of the Mighty. Guardatevi questo anime del 2009 e noterete subito che alcuni incredibili combattimenti, soprattutto quello finale nell'uomo d'acciaio, sono identici, uguali a quelli presenti in questo cartone animato giapponese. E non si salva da questa classifica anche quel grandissimo film di nome Inception del 2010, che ha letteralmente spopolato. Grazie a quella macchina potevamo entrare nel mondo dei sogni e potevamo modificarli, ma è un'idea già nata in un cartone animato giapponese di quasi 4 anni più vecchio, di nome Paprika. Guardate con attenzione questo cartone animato e subito noterete alcune incredibili e famosissime scene messe appositamente dal regista Nolan per omaggiare Paprika, che gli ha dato proprio l'idea per questo film. Insomma, amici, avete visto 5 incredibili film che hanno rubato da altrettanti 5 incredibili anime. Ma voi, mi raccomando, scrivete, commentate e lasciate un like. Top Off ha bisogno di voi e noi ci vediamo qui in un prossimo mega video. Ciao!